Terza serata di prove in Piazza Grande in vista della giostra del Saracino di sabato prossimo, una serata in cui si sono messi in luce soprattutto i giostratori di Porta del Foro con 3-5, 2 di Carboni, 1 di Vernaccini, un quartiere di Porta del Foro con questa coppia giovane che già ben aveva fatto l'anno scorso, sembra insomma porsi molto bene per quello che abbiamo visto in queste serate. Per quanto riguarda gli altri quartieri, a parte Porta Sant'Andrea, ormai la sua solita eccellenza, ci sono stati invece più 4, diversi 4 per gli altri due quartieri, Porta Crucifera e Porta Santo Spirito. Ma ricorderete che ieri sera si sono spezzate due lance, quella di Vedovini e quella di Manneschi in casa di Porta Crucifera. E allora andiamo a sentire l'azienda che da 4 anni produce le lance, che ci spiega come queste lance che si sono spezzate fanno parte del nuovo lotto che è stato realizzato proprio per le giostre di quest'anno, e a quanto pare non c'erano anomalie nelle due lance che si sono spezzate ieri, che avrebbero potuto far parte anche del set delle lance di sabato prossimo. Siamo appunto venuti questa sera a vedere queste lance che si sono rotte, che per noi è... questo è il quarto anno che facciamo queste lance, che vinciamo insomma la gara per il lotto di lance del Saracino, e insomma siamo rimasti abbastanza un po' impressionati, quindi siamo venuti a vedere sul luogo che cosa poteva essere successo. Quindi non sono lance vecchie, perché qualcuno ci diceva che erano lance di 2 anni fa, no? No, assolutamente. Le avete costruite quest'anno per questa? Sì, quest'anno qui, è stato fatto nel mese di maggio, siamo andati a scegliere, come detto, il legno, e poi l'abbiamo realizzate. E queste 4 lance, il lotto è di 16 lance, 4 delle quali vengono scartate a priori dai capitani e dai quartieri, e cose, è una prassi in pratica, e rimangono le 12 lance che correranno alla giostra, e le 4 che loro hanno scartato sono state utilizzate per fare tutte le prove. E sono quelle che sono rotte? Sì, però potevano correre benissimo la giostra, non è che fossero difettate, no, assolutamente, no. Sono dello stesso lotto che poi domenica, sabato sì, saranno in piazza. Era la nostra preoccupazione vedere insomma se avevano dei difetti particolari oppure no.